Un incidente stradale davvero insolito e che poteva avere ben altre conseguenze si è verificato questo pomeriggio sulla strada a quattro corsie in ingresso a Portoferraio. Erano le 15.30 circa quando un Ape Piaggio 125 proveniente dalle antiche saline, alla guida del quale si trovava un 78enne, MA alle iniziali, residente a Portoferraio, è uscito contromano dallo stop e invece di dirigersi verso destra e raggiungere la rotatoria ha imboccato la strada in direzione di Carpani. Fortunatamente il traffico a quell'ora era scarso, ma non abbastanza da evitare guai. La prima macchina in transito, una Citroen C1 che procedeva sulla corsia di sorpasso, andava ad una velocità talmente moderata che è riuscita a fermarsi, urtando solo leggermente il motocarro. Non altrettanto fortunata l'auto che sopraggiungeva subito dopo, una Opel Agila che nonostante una lunga frenata non è riuscita ad evitare l'impatto tamponando violentemente la Citroen. Non ci sono stati feriti, a parte un leggero colpo di frusta patito dalla conducente dell'Opel. All'incidente decisamente insolito hanno assistito i carabinieri del nucleo radiomobile che stavano effettuando un posto di blocco sulla corsia opposta e che sono immediatamente accorsi sul posto disciplinando il traffico che non è comunque mai stato interrotto. I rilievi sono stati effettuati dagli stessi carabinieri in collaborazione con la Polizia Municipale di Portoferraio. La patente dell'anziano conducente del motocarro è stata ritirata.